Questo è l'ingresso, ben impacchettato chiaramente perché non si può entrare. Transegna a vista e dietro, Mau, Mau e Mau, tre gatti delle nevi che costano peraltro semi impacchettati. Che poi non è proprio tutto come dicono, eh. Io i seggiolini della seggiolina li ho trovati, sono anche belli. Sì, poi con calma li attaccheranno la struttura e van su, vabbè, però deve star lì sempre a vedere, no? E a 20 km a valle, eccoli qua, i cannoni sparaneve. Beh, naturalmente questo immobilismo totale, oltretutto, causa un danno economico. A chi? A tutti i commercianti della zona. Presidente, non sono state immagini molto edificanti per i prati di Tivo quelle che abbiamo visto ieri sera su Striscia la Notizia. La situazione descritta in quel servizio allora era tale. È cambiato qualcosa? La situazione è quella ad oggi, perché quelle immagini che avete visto 10 giorni fa, 15 giorni fa, sono l'effetto di una non gestione. Ecco, le novità sono che la provincia oggi ha consegnato i lavori per la manutenzione ordinaria, perché gli impianti devono essere manutentati per essere messi in funzione. Non è che domattina vai su e accendi la cabinovia, ecco, c'è bisogno di fare manutenzione. Fortunatamente, dico ringraziando Dio, c'è bel tempo e sarà così fino a Natale, forse fino a Capodanno, così permetterà che le persone possano lavorare, perché è quasi impensabile fare dei lavori dal 20 dicembre in poi, che ci dovrebbe essere delle perturbazioni che non permetterebbero fare lavori a 1500 metri di altezza. Ecco, ringraziando Dio il tempo ci darà una mano e speriamo di aprire i primi impianti, cabinovia e tappeto, tra Natale e Capodanno. Questo dovrebbe essere l'obiettivo. Io ve lo dico qui oggi, sono arrivato io e sembra che il problema sia generato da me. A me non piace fare politica e dire la colpa è di Tizio e Caio. C'è un dato, che le cose non si possono fare a novembre per dicembre. Ecco, bisognava farle ad aprile-maggio per ottobre-novembre. Adesso valutate voi, perché a me non piace, ecco, dire ma io. Ecco, a me spiace solamente il risultato, che c'è una comunità che soffre, che è la comunità montana e insieme tutta la provincia di Teramo, e quel servizio non è un grip positivo, è un grip negativo per la nostra comunità. E ve lo prometto, passata questa emergenza, perché io sono qui da circa un mese a gestire quest'ente provincia, un altro anno non sarà così. Forse siete stanchi sentire queste cose, che sono 5, 6, 10 anni che vengono dette le stesse cose, ma ve lo prometto, un altro anno non sarà questa la situazione.